Mezza maratona della Concordia ed Agrigento. Tir parte da Raffadali con beni di prima necessità. Montevago accoglie i profughi. Anche il Palamoncada apre le porte alla solidarietà. Il marito chiama il 112 riferendo di un suicidio. Ora è l'unico indagato. Gli investigatori descrivono un efferato omicidio. Ad uccidere la donna originaria del Marocco è stata un'unica coltellata al collo. Spianate le dune di San Leone, si tratta di lavori assolutamente non autorizzati, indignato il sindaco, Mario Amico presente esposto. Calcio eccellenza, l'Acragas batte il CUS Palermo, basket la Fortitudo perde contro il Roseto ed esce dalla Coppa Italia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Corriamo per la pace in Ucraina. È stato lo slogan della 18ª edizione della mezza maratona della Concordia di Agrigento. L'iniziativa ha voluto infatti mandare un messaggio di pace mentre continua il conflitto tra Russia e Ucraina. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Ottimo il riscontro che ha ricevuto la mezza maratona della Concordia, dedicata in particolare a quello che sta succedendo, alla guerra tra la Russia e l'Ucraina. Si è svolta nella giornata di domenica mattina presso il lungomare Falcone Borsellino a San Leone, che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone provenienti da più parti d'Italia e dalla nostra Sicilia. E la gara è stata vinta per la sezione femminile da Simona Sorvillo e per quella maschile da Mohamed Idrissi, già vincitore della scorsa edizione. Il sole non c'è, ma c'è il sole del colore delle magliette di 1050 atleti che provengono da tutta Italia. Questa è una risposta sicuramente di pace, del volere di stare assieme, del volere di riprendere un'attività normale, purtroppo nonostante questi rumori brutti che si sentono da lontano, questi rumori forti, troppo forti, che andrebbero fatti tacere, ma che purtroppo non abbiamo la forza per farlo. Nel nostro piccolo noi oggi qua abbiamo riunito tutta l'Italia, posso dire, e sono stati presenti nonostante il tempo non fosse così bello, però è ideale per chi corre, questa è la temperatura bella per chi corre. È stata una festa sicuramente di sport, è stata una festa di serenità, perché tutti i ragazzi sereni, nonostante la nostra sia una gara pesante. Grazie al Comune, grazie ai Lions, grazie al gruppo sportivo Valle dei Templi, che è il principale interprete di questa manifestazione, Agrigento diventa il centro dello sport della Sicilia. Questo è quello che tanti non capiscono. Sì, Lions Club Agrigento Osti, come sempre, sostiene questa bellissima manifestazione sportiva. Quest'anno c'è stata una voce unanime per la pace. Cerchiamo di sensibilizzare i leader di tutto il mondo per la pace, per porre fine agli atti di guerra che sono in corso. Agrigento stamattina da San Leone alla Valle dei Templi è stata colorata dalle maglie di oltre 1000 atleti che venivano dalla Sicilia ma anche dall'Italia e qualcuno anche dall'estero. Nonostante il periodo meno favorevole per la pandemia, molte partecipazioni quindi hanno dato luogo a questa splendida manifestazione. Un ringraziamento va agli organizzatori, il gruppo sportivo Valle dei Templi, in particolare al socio Lions Antonio Calamita, organizzatore da sempre di questa manifestazione. Oggi c'è la mezza maratona qui e può essere anche chiamata mezza maratona della pace, mi permetto di poterla appellare così perché ci troviamo oggi al 18° giorno della guerra in Ucraina. Ahimè, nel 2022 ancora dobbiamo assistere a questi penosi eventi. E questo è uno spiraglio di luce qui ad Agrigento. E più di 500 persone hanno albergato e albergano tuttora ad Agrigento da venerdì e quindi anche una boccata d'ossigeno per i nostri esercenti, per i nostri commercianti, per i miei concittadini che hanno soffretto la crisi economica della pandemia. E ho promesso anche a chi ha organizzato, ringrazio gli organizzatori, il gruppo sportivo della Valle dei Templi, ringrazio Antonio Calamita, ringrazio anche l'assessorato al turismo e allo sport che ha sponsorizzato anche questo evento. E ho promesso quindi che questa sarà la mezza maratona della Valle dei Templi, sarà un evento agrigentino, ogni anno si dovrà ripetere per sempre lo scopo quello di incrementare, di far conoscere sempre più la nostra Agrigento. C'è un mass delle... tu hai partecipato a tantissime maratone, vero? Questa è secondo me una delle migliori, io ho fatto 22 maratone in tutto il mondo, ma questa credo che è quella che ti rimane nel cuore. Bravo! 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 Forza!
Forza Ucraina! Forza Ucraina! Il messaggio di pace che sia veramente l'auspicio affinché le armi possano cessare e vincere la pace. Okay, oggi è una giornata di sport, una giornata di finalmente di ritorno alla libertà. Abbiamo visto più di 1030 partecipanti a questa mezza maratona della Concordia che abbiamo assunto l'impegno come amministrazione di organizzare ogni anno, quindi già da domani subito ci metteremo al lavoro per la prossima manifestazione. Oggi un importante appuntamento per Agrigento, per la nostra San Leone, che appunto vede anche la possibilità con questi eventi di respirare da un punto di vista economico, commerciale. Abbiamo visto che più di 400 persone vengono da fuori Agrigento, pertanto hanno avuto la possibilità anche di soggiornare nelle nostre strutture ricettive, quindi anche economia per la nostra città. Un premio importante ad Agrigento. Terzo classificato alla maschile, che verrà premiato dall'assessore dello sport Costantino Ciullo. Prego, assessore. È una rivincita, diciamo, rispetto all'anno scorso, perché sono arrivata terza assoluta e quindi insomma mi sono rifatta, però oggi ho voluto principalmente gareggiare per la pace. Infatti mi sono bardata di anche sul terzo assoluto che era nastri e scocche, proprio perché speriamo al più presto che questa guerra possa finire. Lo sport per me è sinonimo non solo di divertimento, ma di amicizia, di conciliazione. Non per nulla questa gara si chiama della Concordia, che possa presto arrivare la conciliazione fra i due paesi. E poi dico a tutti i ragazzi, io sono un insegnante, dico ai miei ragazzi che tanti sono sportivi, coltivate i vostri sogni, inseguiteli con impegno, con sacrificio, perché arrivano. Io oggi il mio sogno l'ho coronato. Nome e cognome? Simona Sorvillo. Dove viene? Da Palermo. Allora, un premio importante qui ad Agrigento per questo messaggio di pace che si vuole lanciare contro la guerra. È un messaggio veramente molto importante da lanciare oggi, è quello di dire basta alle guerre, sì alla pace, speriamo che si risolva questo problema il più presto possibile. Commento su questa gara, tu hai vinto diverse volte qui ad Agrigento. Sì, l'ho vinta, ci tenevo a venire oggi anche per confermare la terza volta consecutiva e la quarta in assoluto che vincevo questa gara, e sono davvero contento di essere qui. Allora, siccome qui sulla questa vittoria la voglio dedicare al mister che mi aiuta sempre, che mi è stato sempre vicino, e al presidente e a tutti i miei familiari, mia figlia soprattutto, e mia moglie e tutti gli amici che mi hanno sostituito per tutto il percorso della gara. 40 cittadini ucraini scappati dalla guerra verranno accolti dal comune di Montevago. Il sindaco Margherita La Roccaruvolo in prima linea per far sentire i fratelli ucraini parte integrante della comunità. Arturo Cantella. Un pullman carico di prodotti alimentari, indumenti e medicine è partito da Montevago in provincia di Agrigento in direzione della Polonia, tornando con a bordo di 45 persone ucraine in fuga dalla guerra. Donne e bambini saranno quindi ospitati nel piccolo centro bellicino, dove diversi cittadini hanno messo a disposizione le loro case. L'iniziativa Un cuore per l'Ucraina è promossa dal Comune di Montevago in collaborazione con l'associazione di volontariato A Cuore Aperto, che si farà carico delle spese per il viaggio dei profughi, per l'acquisto di medicine e altre associazioni del territorio. Il punto di riferimento per le azioni di identificazione tramite le autorità ucraine è il parroco polacco Sebastian Kondoir. Per diversi anni cappellano ospedaliero al Policlinico Tor Vergata di Roma. Nei locali della biblioteca comunale il sindaco ha fatto il punto sulla situazione con la giunta e le associazioni coinvolte nell'iniziativa. L'iniziativa è nata dal vedere la tanta sofferenza che dalla Polonia arriva. L'associazione A Cuore Aperto si è subito mobilitata cercando, avendo la possibilità di avere sul territorio informazioni dirette per capire se era possibile consentire lo spostamento di un gruppo di persone per una zona più serena lontano dalla guerra. Il comune di Montevago ha raccolto immediatamente questo tipo di invito e ha cercato, abbiamo lanciato un appello ai nostri concittadini a che mettessero a disposizione degli
appartamenti liberi arredati possibilmente, e devo dire la generosità non si è fatta attendere. Ad oggi abbiamo 8 appartamenti disponibili di altrettante famiglie che ce li offrono gratuitamente, mentre il comune inizialmente aveva detto che era disponibile anche a pagare un affitto. Ma ce le hanno date gratuitamente. Ancora una volta lancio l'appello: se ci fosse qualche altra famiglia che si vuole unire, è ben accolta, anche perché non sappiamo poi questi ucraini che arriveranno come sono organizzati e come sono disposti, diciamo. E noi pagheremo ovviamente le bollette, mi sembra il minimo, e faremo trovare a questi ucraini un'accoglienza che deve avere il sapore della famiglia, il sapore della solidarietà, il sapore dell'affetto e del calore. Ho parlato col prefetto, ho delineato come si svolgerà questa accoglienza, e ovviamente abbiamo concordato le tappe che devono esserci, dalla quarantena dei 5 giorni che dovranno fare questi ospiti, alla comunicazione sia all'ASP che alla questura, per poi avere tutta la documentazione dall'STP a tutto il resto per poter essere in regola ed essere, diciamo, esserci quel tracciamento che serve per avere tutto in regola. Intanto in queste settimane precedenti a oggi abbiamo fatto molte attività che riguardano appunto la guerra, come si sentono i ragazzini, le cause della guerra, e poi sensibilizzare i miei alunni appunto nell'essere solidari di fronte al bisogno della guerra e di questi bambini e della tragicità che stanno vivendo. Poi per quanto riguarda l'accoglienza, io sono portavoce di mia suocera, che sarebbe la signora Anna Canci, che ha vissuto attraverso la TV, ha rivissuto quella che è la tragedia, il dramma di scappare, e quindi ha sentito forte il bisogno di accogliere queste mamme, perché lei, quando durante il terremoto era incinta di mio marito, era incinta di mia cognata, e quindi sentiva l'esigenza di mettere al sicuro mio marito, che aveva appena 3 anni, e la figlia che portava in grembo. Quindi è molto a questo suo appello, diciamo l'appello che ha fatto la sindaca all'amministrazione, in maniera proprio col cuore lei l'ha accolto e ha messo a disposizione il suo appartamento. Ed anche Raffadali si mobilita per il popolo ucraino. Salvatore Di Benedetto, vediamo. Abbiamo con noi il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, che ci spiega, ci dice com'è andata questa operazione Raffadali per l'Ucraina. Guarda, io vorrei ringraziare i cittadini di Raffadali. Non so se io merito di amministrare cittadini che hanno questo grande senso di solidarietà, questo grande senso di responsabilità. In meno di 3 giorni abbiamo raccolto tanti di quei prodotti, sia alimentari di facile consumo che anche medicinali, cui io non me lo immaginavo. 22 pallet che domani partiranno, domani di buon mattino già per la Polonia. Abbiamo già i destinatari, che sono i volontari che stanno lavorando negli ospedali di Kiev e negli altri ospedali delle città ucraine, che aspettano queste medicine, questi prodotti, per utilizzarli subito. Abbiamo avuto la fortuna di avere un camion proprio, che domani vengono qui a Raffadali a scaricare alcuni prodotti e alcuni infissi che proprio arrivano dalla Polonia. E anche loro, con grande senso di responsabilità, e devo pure loro ringraziare, a titolo gratuito porteranno questi prodotti che abbiamo raccolto direttamente a destinazione. Diciamo che siamo stati fortunati, il buon Dio ci ha voluto aiutare in questa impresa, e io sono felicissimo di poter aiutare io e tutti i cittadini raffadali e di aver fatto questa favolosa raccolta. Guardate che in 3 giorni siamo riusciti a fare un'impresa che io, quando mi sono messo a organizzare, non pensavo di riuscirci. Volevo chiedere, dal punto di vista logistico, com'è organizzata questa spedizione? C'è un punto di riferimento lì in Polonia? Siamo sicuri, a volte non è avvenuto questo, che quanto raccolto andrà certamente a chi ne ha bisogno? Noi abbiamo registrato la tracciabilità di tutti i prodotti che sono stati consegnati ieri. Stiamo registrando i pallet così come sono stati confezionati. Domani registreremo pure quando saliranno sul mezzo di trasporto, e saranno pure registrate quando arriveranno a destinazione in una piattaforma ai confini tra la Polonia e l'Ucraina, e avremo anche la firma di tutti i volontari, medici, infermieri e volontari che li prenderanno per portarli direttamente negli ospedali ucraini.
quindi tutto verrà tracciato, perché è giusto che le persone abbiano la certezza che i prodotti che hanno donato agli ucraini arrivano a destinazione. Raffadale quindi si è dimostrata estremamente solidale da questo punto di vista. Il comune ha anche fatto una proposta ai cittadini per ospitare dei profughi ucraini. Da domani in poi lavoreremo per avere qualche famiglia ucraina qui nel nostro territorio. Ho già avuto la disponibilità di diverse famiglie pronte ad ospitarle. Diverse famiglie hanno messo a disposizione le loro seconde case, in modo tale da dare la possibilità e fare anche in la nostra parte, così come stanno facendo molti altri comuni, perché è giusto andare incontro e aiutare questa comunità che sta avendo un grande momento di difficoltà. La Fortitudo Agrigento scende in campo per una gara di solidarietà. La società sportiva, in collaborazione con la Fondazione Agire Insieme e con la Moncada Energy Group, organizza una raccolta di beni di prima necessità da donare al popolo ucraino. L'obiettivo è quello di raccogliere coperte, acqua, medicinali e cibo a lunga conservazione. I beni verranno spediti con due pullman che serviranno al ritorno, anche a portare ad Agrigento i cittadini che fuggono dalla guerra e che verranno ospitati nella Città dei Templi. Le donazioni potranno essere effettuate lunedì e giovedì al Palamoncada di Porto Empedocle dalle 15 alle 20. Sono arrivata qua da Kiev. Abito a Kiev. Quando comincia a vedere, mio amico chiamami subito e dice che io devo arrivare qua perché la situazione in Ucraina è molto pericolosa. Io lavoro in agenzia immobiliare. Tutta vita mia ferma, alle 24 febbraio mia vita ferma. Tutto perdere, casa, macchina, è importante lavoro. Fortunata, mia figlia adesso insieme con me, siamo qua tutti tre. Mio figlio 17 anni e mia figlia 25 anni. Sono stata in frontiera 2-3 giorni, non ricordo. Ricordo aspettando mio figlio e mia figlia, e poi 4 giorni mi aiuti in Apollonia, tantissimo aiuti, e sono stati 3 giorni a Cracovia, e poi ho comprato biglietti e subito vieni qua, perché a Cracovia adesso tantissime persone da Ucraina, tantissime, tutti molto gentili, grazie per tutti. Molto страшно слово questo. Molto paura, quando comincia guerra, subito suonare sirena, subito. E che devo fare? Ma prima che io penso che io devo aiutarti con mia figlia, paura, molto paura. Adesso situazione è più bruttissima, in ogni giorno più bruttissima. A Kiev lascia tutta mia famiglia, mia sorella, mia mamma non mi chiami ultimi, oggi, ultimi 7 giorni, lei lascia a città Ірпінь, vicino Гостомель, vicino Буча. Queste tre città occupate tutta Russia, sono molto preoccupata da lei, perché lei non mi chiami, non mi scrive, io non so come successo, lei vive o lei morta, non so. Mia nipote deve arrivare qua con sua piccola bambina, questa figlia di mia sorella. Terrore, sì, moltissimo, molto, ma questo è terribile. Quando comincia guerra, sì, corretto, guerra, mio amico Maria Melodia mi scrive subito tu dove sei, e lui mi dice che tu devi subito prendere i suoi bambini e tu devi vieni in Sicilia, io dai per te appartamenti, perché se tu lasci in Ucraina, situazione in Ucraina è molto pericolosa. In Sicilia tutti persone a grandissimo cuore. Te l'aspettavi che noi siciliani sì, certo. Sì, io conosco con persone siciliane, mi piace Sicilia, sono stata prima in Sicilia, persone molto, molto gentili, tutti. Tutti i miei amici, solo donne e bambini, adesso tutti hanno evacuation, tutti, con amici che abiti in Austria, in Switzerland, in tedeschi, tutti, ma lascia solo nostri uomini in Ucraina, fidanzato da mia figlia adesso, anche aiuta i nostri militari, nostri ucraini militari, lui porta
vestiti, cibo. Penso che per me molto fortunata che io ho così grandissimi amici, che i miei amici hanno grandissimo cuore, ma per me fortunata. In Ucraina ce l'ha così parole, non hai tanti soldi, importante che tu hai tantissimi amici. La sera di sabato scorso a Lentini, in provincia di Siracusa, in via Ronchi, nel centro storico, è stato udito un grido. Naima Zahir, 45 anni, originaria di Casablanca, in Marocco, casalinga, è morta pugnalata al collo. Un unico colpo di arma da taglio alla gola. La polizia dentro casa ha sequestrato un grosso coltello da cucina, forse l'arma del delitto. A chiamare il 112 è stato il marito, un 45enne tappezziere. I due si erano sposati nel 2001. Nel 2002 è nato un figlio che oggi ha 19 anni. L'uomo ha raccontato al centralino di un presunto suicidio della donna. Le prove raccolte sul posto dalla polizia scientifica e a seguito della prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale hanno fornito invece agli investigatori elementi riconducibili ad un probabile omicidio efferato. Una vicina di casa avrebbe raccontato che dopo aver udito il grido avrebbe visto il marito uscire fuori dalla casa. Il marito insieme al figlio 19enne sono stati sottoposti ad un lungo interrogatorio. Il 45enne non ha mai ammesso alcuna responsabilità, sebbene sia proprio lui l'unico iscritto al registro degli indagati. La procura, che al momento non ha emesso alcun provvedimento, ha disposto il sequestro dell'abitazione e l'autopsia sul corpo della donna. Due mezzi pesanti, approfittando delle tenebre, hanno spianato abusivamente un ampio tratto di spiaggia a San Leone Agrigento. Il coordinatore di Mare Amico, Claudio Lombardo, ha documentato tutto e presentato un esposto. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, è indignato e amareggiato. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nella giornata di ieri due mezzi pesanti hanno spianato abusivamente un lungo tratto di spiaggia nel viale delle dune a San Leone, in particolare durante la notte, abbattendo alberi, distrutto dune e fatto sparire le specie vegetali che trattengono le sabbie, creando uno spazio libero sicuramente per realizzare qualcosa di illegale. Questo quanto afferma in una nota Mare Amico. Tutto questo è accaduto a distanza di pochi giorni dall'approvazione del PUDM, Piano delle Coste, da parte del comune di Agrigento, che in quella zona non prevede alcun insediamento di chioschi poiché si tratta di una spiaggia delicata e aggredita dall'erosione. E proprio in quella zona negli ultimi anni il mare ha aggredito e distrutto ben 5 chioschi. Non appena si è appresa la notizia e dopo aver documentato tutto, Mare Amico ha presentato un esposto alla Capitaneria di Porto, al Demanio Marittimo, al comune di Agrigento e ai Carabinieri. Si dia la possibilità a chi paga le tasse per terreni edificabili di poter costruire. È la mozione presentata dal consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, capogruppo di Forza Italia. Oggi è uno dei punti all'ordine del giorno di Aula Sollano. Arturo Cantella. Nella seduta del Consiglio Comunale di Agrigento di oggi, 14 marzo, che avrà inizio alle ore 18, tra i punti all'ordine del giorno c'è la mozione relativa all'adeguamento dell'imposizione tributaria IMU aree fabbricabili, presentata dal consigliere comunale Simone Gramaglia di Forza Italia. Il tema in questione vedrà interessati i consiglieri comunali eletti a Palazzo dei Giganti e riguarda gli abitanti di San Leone, che negli anni si sono visti recapitare salatissime cartelle esattoriali sulla edificabilità dei terreni, cosa invece impossibile per via delle tante autorizzazioni mancanti e dello stesso PRG. Nelle zone non si può edificare, nonostante ciò le cartelle arrivano e salate. Diversi sono stati gli incontri che gli abitanti della zona salleonina hanno avuto sia con il sindaco Miccichè, con i tecnici vari e ultimamente anche con il consigliere comunale di Forza Italia, Gramaglia, che ha accolto le istanze nel corso di un incontro che si è svolto recentemente, le ha fatte sue proponendole ai colleghi consiglieri comunali da parte degli abitanti, nella speranza che oggi in sede di consiglio comunale la vicenda si possa risolvere
e fare sì che queste bollette salatissime possano in qualche modo essere sospese e trovare una soluzione adeguata fino a che la questione del PRG non venga definitivamente risolta. Da oltre 15 anni, infatti, dalla sua approvazione, il piano regolatore generale di Agrigento, formalmente approvato dal Consiglio Comunale nel 20 luglio 2005, a oggi non risulta pienamente vigente. Quindi si chieda che si ponga fine alle anomale situazioni urbanistiche in cui versa il territorio comunale. Nuovo sportello AICA a Real Monte, il sindaco Sabrina Lattuca afferma un altro tassello per migliorare la vivibilità del paese. Vediamo. Dal prossimo 16 marzo sarà attivato nella sede del municipio a Real Monte in via Roma 19 lo sportello periferico dell'AICA per la gestione delle informazioni, dei reclami e suggerimenti inerenti al servizio per la fornitura di acqua, evitando così gli utenti di Real Monte di recarsi nella sede centrale dell'azienda sita alla zona industriale di Aragona Favara. Lo sportello sarà aperto all'utenza ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16:45. Siamo molto soddisfatti perché anche a Real Monte partirà lo sportello AICA, un'ottima occasione per la cittadinanza, per confrontarsi, per chiedere, eccetera. Per fare questa attività il Comune chiaramente ha interloquito con AICA. Io ringrazio in primis il nostro consigliere Domenico Coco che con me si è attivato e ha concretizzato lo sportello e poi ringrazio AICA nella persona del dottore Mangione, della dottoressa Vindi e l'ingegnere Bellanca che avranno un rapporto diretto con la cittadinanza di Real Monte, ciascuno per la propria competenza. Quello che vuole fare il Comune, l'ho detto prima, è quello di rendere più efficiente il servizio. AICA e Real Monte in questo modo potranno agevolare la cittadinanza, potranno rendere più snelle tutte le pratiche che riguardano l'utenza idrica. Breve percorso di educazione finanziaria pensato per le donne fragili realizzato dalla Banca d'Italia in collaborazione con Soroptimist International di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Le donne contano, questo è il tema del progetto presentato presso l'Hotel di Oscuri dal Soroptimist Club di Agrigento presieduto da Margherita Trupiano che ha trattato tematiche relative all'alfabetizzazione finanziaria che è il frutto di un protocollo d'intesa siglato tra la Banca d'Italia e lo stesso club Soroptimist International d'Italia. L'iniziativa è stata fatta in collaborazione tra gli interclub, partecipato anche il Rotary di Agrigento, presieduto da Salvo Alaimo e dall'Innerwell, guidato dalla neopresidente Alessia Attanasio Mirabelli. La relatrice del progetto è stata Mariolina Coppola, già presidente del Soroptimist Club International nel biennio che va dal 2019 al 2021. Questa sera parleremo di un nostro progetto che il Rotary ha sposato, Le donne contano. Le donne contano ha tanto significato perché contano per affermare la propria professione, contano in questo caso per dare un supporto alle donne fragili che possono essere vittime di violenza economica. Dunque si tratta di un corso di alfabetizzazione economica e il primo nel suo genere. Oggi abbiamo anche la nostra past president Mariolina Coppola che ci illustra i passaggi di questa importante attività. Allora, noi siamo qui per presentare un progetto che abbiamo fatto noi Soroptimist con Banca d'Italia, con il Comitato per l'Educazione Finanziaria e con quattro ministeri. Abbiamo lanciato il primo progetto di genere di alfabetizzazione, quindi è un corso di base che somministriamo a donne fragili, a donne che hanno particolarmente bisogno di avere degli elementi per l'indipendenza economica, per combattere la violenza economica, per non lasciare il lavoro e quindi capire l'importanza di strutturare un piano di vita. È un interclub insieme al Soroptimist e all'Innerwill. Il Rotary questa sera parlerà di donne, le donne contano,
ha raggiunto la parità di genere circa 30 anni fa, nel 1989, e da allora numerose sono state le presidentesse di club, le donne governatrici di distretti, e nell'anno 2022-2023 per la prima volta nella storia il Rotary Club internazionale avrà come presidente una donna, Jennifer Jones. L'INR nasce come club service femminile che cerca di promuovere un po' quelle che sono le tematiche della donna nella società. Quest'anno in particolar modo il tema dell'INR internazionale riguarda la donna al centro della società e l'ambiente, quindi il rapporto che la donna ha con l'ambiente e i benefici che può portare. Oggi darà il suo apporto a questa iniziativa insieme al Rotary e al Sor Optimis. Assolutamente sì, sono pienamente in sintonia con quelle che sono le tematiche della serata. Si vanno ad incastrarsi perfettamente con le tematiche dell'INR. E così, come più volte detto, la condizione minorile nelle periferie siciliane è ostaggio di un disagio antico ed irrisolto. Ragazze e ragazzi che vivono la propria vulnerabilità potendo contare solo sulla presenza della scuola, a volte accettata, a volte subita, spesso però rifiutata. Ad arginare un bilancio sostanzialmente negativo resta il lavoro, in alcuni casi quasi eroico, dei presidi scolastici e l'impegno di molte esperienze del terzo settore. Troppo poco per offrire ai minori dello Sperone, di Librino o di Giostra un progetto di futuro consapevole che li riscatti dalle loro storie, dai quartieri dormitorio, dall'assenza di spazi, di socialità, da famiglie rassegnate, dai devastanti modelli culturali proposti dalla mafia. I rilevamenti degli ultimi anni ci confermano tutti una sorta di predisposizione strutturale del territorio siciliano al fenomeno della dispersione scolastica. Sul punto, tuttavia, l'attuale governo si mostra moderatamente fiducioso. Queste infatti le parole del presidente Nello Musumeci in occasione della presentazione alla stampa dei punti nodali. E così sono davvero posti difficili le periferie delle città siciliane, quartieri cresciuti all'insegna della precarietà, luoghi in cui le scuole, spesso ospitate in strutture fatiscenti, i limiti dell'inagibilità sono chiamate a rappresentare nell'immaginario collettivo l'unico presidio istituzionale tangibile. Fuori da quelle aule invece al deserto, lungo i bordi di quel percorso, la capacità di seduzione e di reclutamento della criminalità organizzata. E a proposito di tale esigenze, sembra importante porre l'accento sui centri di aggregazione per i minori che possono essere oggetto di implementazione dei valori dati dalla scuola. Anche la loro concreta realizzazione e mantenimento sembra però incontrare molte difficoltà. Non è un caso che tale assunto coincidesse con le opinioni di padre Pugliesi, il quale aveva ben compreso come il nodo centrale per aiutare veramente i giovani fosse quello culturale educativo, in contrapposizione con la pedagogia mafiosa intrisa di disvalori etici. Oggi la mafia non uccide più per ragioni di autotutela dopo le dure e dovute reazioni da parte dello Stato a seguito delle stragi, e tuttavia non manca di raggiungere comunque i suoi obiettivi, sebbene con altri sistemi. Ma scendiamo adesso nel particolare, spostandoci sull'asse trapanese. Ci sarebbe una classe elementare a Marsala all'interno dell'istituto Sturzo Asta, cosiddetta classe ghetto. Ne ha parlato il referente provinciale di Libera, Salvatore Inguidi, direttore dell'ufficio del servizio sociale per i minorenni di Palermo nella commissione antimafia regione. In questa classe, dal racconto venuto fuori, ci sarebbero 22 bambini, tutti figli di pregiudicati, che vengono in questo modo ghettizzati, creando un gap notevole, oltre che una dispersione scolastica che in pandemia non ha eguali. Ad intervenire sulla vicenda anche il sindaco di Marsala. Spero che non sia vero, sarebbe molto grave, ha detto. Credo nella serietà delle fonti da cui proviene la notizia, e credo però anche, che spero soprattutto, che la dirigente possa chiarire presto. Ma insomma, esiste davvero a Marsala, ed in particolare alla scuola Asta Sturzo, che ha sede nel quartiere di Sappusi, una classe con solo figli di pregiudicati? La preside è raggiungibile per tutta un'intera giornata. Ha poi nella serata di venerdì annunciato querela. Il ministero ha annunciato l'invio degli ispettori. Mi ha chiamato la settimana scorsa una insegnante, mi ha fatto un elenco di bambine, ha dichiarato Ingui nel corso della sua audizione.
Milano alla Commissione Antimafia. Qual è la caratteristica di questi bambini? Che sono tutti figli di soggetti con gravi pregiudizi penali? In una nota, Anna Maria Lagna, dirigente dell'Istituto Sturzo Asta di Marsala, invece ha annunciato querela a difesa del buon nome dell'istituzione scolastica di cui sono dirigente, ha detto. Quelle di Ingui, afferma, sono dichiarazioni false, tendenziose e prive di fondamento. Per la preside è appena il caso di ricordare che la scuola, ogni scuola, svolge un'essenziale e stancabile azione educativa e di aperto contrasto ad ogni forma di illegalità. Per questo, dice ancora, chiederò al presidente Fava di essere audita in commissione, dove sarà facile dimostrare, carte alla mano, l'infondatezza delle affermazioni di Ingui. Conferma tutto però a TP24 l'autore della denuncia, Salvatore Ingui. Non credevo che le mie parole, dice, avrebbero suscitato tutte queste polemiche. Ingui, infatti, che rappresenta forse in Sicilia occidentale il miglior osservatore per il ruolo che ha sulla condizione dei giovani e il loro rapporto con la criminalità specifica. Un fatto importante. Io ho raccontato alla Commissione Antimafia quello che mi era stato riferito e che sapevo. A settembre scorso poi so anche che ci si è adoperati per distribuire questi bambini in tutte le classi ed evitare la ghettizzazione. Quindi, come accade spesso, la verità è sempre un po' più complessa degli slogan e delle reazioni scomposte. A settembre in cui viene informato della circostanza con la quale stanno formando le classi, lo riferisce alla Commissione Antimafia, che lo ascolta in quei giorni proprio nell'ambito dell'inchiesta sulla dispersione scolastica, e la cosa per la Commissione finisce lì, viene però messa a verbale e finisce nella relazione. Ma dopo questa audizione le cose sono cambiate. Insomma, chi cerca ancora ad oggi una classe ghetto all'asta non la trova. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Siamo adesso allo sport, partiamo dal calcio eccellenza, Gironi A, risultati e classifica della 24esima giornata con Carmelo Lentini che ha seguito Cus Palermo Acragas e Tonino Butera che ci racconta Castel Termini Unitas Sciacca. Vediamo. Com'era nelle previsioni, l'Acragas passa agevolmente sul campo del Cus Palermo nell'anticipo del sabato e guadagna 3 punti preziosissimi che consolida la seconda posizione in classifica generale. Dopo le prime scaramucce iniziali, con qualche occasione mancata ad un soffio, la gara si sblocca quasi subito al 17esimo. Con Prestia, abile a sfruttare un perfetto assist di Finessi, e di sinistro infilare il 7 della porta avversaria. Un gran bel gol. Il pallino del gioco è sempre in mano biancazzurra e non mancano le occasioni per il raddoppio. L'appuntamento è solo rimandato e al 41esimo l'argentino Pavicic segna di testa sfruttando un preciso assist dello scatenato Prestia. Al ritorno in campo, al 52esimo, ancora Pavicic segna il tris e chiude definitivamente la partita. L'azione vede un cross di Lavardera che viene intercettato dal braccio di un difensore palermitano. L'arbitro vicino all'azione vede tutto e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Pavicic spiazza Mortillaro e segna la sua doppietta personale. Nei restanti minuti si susseguono le sostituzioni, ma non succederà più nulla, anche se le occasioni per segnare altre reti non sono mancate di certo. Adesso occhi puntati a domenica prossima allo stadio Seneto per una sfida tutta da vivere con il Don Carlo Misilmeri. Mister, contro il Cus Palermo, che partita è stata? Vittoria meritata per i biancazzurri? Sì, una vittoria sicuramente meritata per via delle tante situazioni create nella prima frazione di gioco. Abbiamo rispettato quello che erano i pronostici della vigilia, anche se queste sono le partite più difficili da preparare. La squadra, onestamente, il primo tempo mi è piaciuta molto. Abbiamo giocato bene tecnicamente, abbiamo creato tante situazioni che ci hanno portato al tiro in porta, quindi dobbiamo lavorare forse sul secondo tempo, dove ho visto la squadra con meno voglia di giocare. I 3 punti importanti per blindare il secondo posto, domenica prossima arriva il Misilmeri. 3 punti importanti per continuare a dare continuità di prestazione, continuità di risultati. La squadra comincia ad avere un'identità, comincia ad avere una mentalità vincente. È questo che ho chiesto sin dall'inizio, i ragazzi stanno rispettando quelle che sono le aspettative della società. In cosa deve ancora crescere e migliorare la tua Acragas? Dobbiamo crescere soprattutto
nell'avere meno frenesia durante le gare. Spesso ci innervosiamo senza nessun motivo, dobbiamo capire che nella partita ci sono più partite e dobbiamo essere bravi a gestire le varie situazioni della gara. Al termine del match tra Castel Termine e Sciacca del Bagrigentino d'eccellenza, vinto dallo Sciacca per 2-1, siamo col tecnico dell'Unitas Sciacca, Crivello. Crivello, che partita è stata? Ma è stata una partita inizialmente da due volti, perché nel Castel Termine meritava di fare un gol nella prima frazione di gioco. Poi noi siamo stati bravi a tenere la calma e ripartire nelle ripartenze. E su un calcio piazzato abbiamo trovato il gol con Sant'Angelo che ci ha spianato la strada. A questo punto per lo Sciacca è quasi matematica la salvezza. Cosa può puntare questa squadra? Abbiamo visto anche i tifosi venire fino qui a Castel Termine. No, guarda, noi viviamo alla giornata, sicuramente siamo in una posizione in classifica che ci permette di stare tranquilli e giocare con serenità. Raggiunta la salvezza matematica, poi direi che tutto quello che viene in più va bene. Il nostro obiettivo iniziale è raggiungere la salvezza prima possibile. Siamo con Peppe Sant'Angelo, doppietta per te oggi qui a Castel Termine, Sciacca che vince 2-1, il sempreverde Sant'Angelo che va in gol. Sì, sapevamo che affrontavamo una squadra tosta, allenata da un ottimo mister di categoria, però alla fine noi interessavamo i punti, sapevamo che non era facile, però siamo stati bravi e attenti, con umiltà siamo venuti qua a giocarci la partita e per fortuna abbiamo portato il risultato pieno. A chi dedichi questa vittoria? Dedico questa vittoria alla squadra, ai tifosi e poi principalmente a mio padre, che in settimana ha subito un interventino che per fortuna è andato tutto bene, e poi a mia moglie. Dove può arrivare lo Sciacca, Peppe? Guarda, noi siamo partiti con piedi per terra, per salvarci tranquillamente, infatti siamo 6-7 locali, poi tutti giovani. E dove possiamo arrivare? Guarda, noi penso che ormai la salvezza è tranquilla, quindi giochiamo ogni domenica per vincere, quindi poi a fine anno tireremo le somme. Ancora calcio, classifica e prossimi appuntamenti di eccellenza, promozione e prima categoria con Carmelo Lentini. Si derombe dunque la serie negativa del Don Carlo Misilmeri, che dopo due sconfitte negative ritorna alla vittoria superando in casa la Parma per 2-0. Il messaggio è chiaro e domenica prossima sarà sfida all'Esseneto contro l'Acragas in una gara thrilling che promette emozioni. Niente da fare per il Castel Termine, che viene sconfitto tra le mura amiche dallo Sciacca con una doppietta dello scatenato Peppe Sant'Angelo. Il Castellammare liquida l'Enna con una rete di Maltese, vince senza troppo soffrire il Pro Favara con il Marsala, per l'inferiorità numerica dei calciatori di Betani che si erano presentati al Giovanni Bruccolere in 7 uomini. Dopo appena 10 minuti di gioco la squadra perdeva per infortunio un altro giocatore ed in 6 costringeva l'arbitro a sospendere la gara, per cui sarà un 3-0 a tavolino. Infine Mazzara, Oratorio, Marineo è terminata senza reti. Non si sono disputate due gare rinviate a data da destinarsi a causa del Covid, e vale a dire Canicattì Mazzarese e Monreale Nissa. Per quanto riguarda la classifica generale, il Canicattì con una gara in meno rimane ben saldo in vetta con 57 punti, seguito a debita distanza dall'Acragas con 49 ed in terza posizione proprio dal Don Carlo Misilmeri con 47. Al quarto posto c'è il Pro Favara con 44. Poi ci sono Mazzarese ed Enna 40. Per quanto riguarda la zona bassa della classifica, Castel Termini e Monreale si ritrovano con 12 punti, Marsala 11 e Cus Palermo 8. Praticamente due retrocedono direttamente, le ultime due, mentre le altre due, significa quart'ultimo e terz'ultimo posto, andranno ai play-out. Per quanto riguarda la promozione Girone A, buon pari esterno del Raffadali sul campo del San Vito Lo Capo, contro una squadra che ha fatto di tutto per metterlo in difficoltà.
Il gol rafadalese porta la firma del solito Polito, mentre per i locali ha segnato Greco. In classifica generale, piccolo passo avanti che consente di occupare il sesto posto ad una manciata di punti dal quarto. Anche il Camarat viene fermato sul risultato di parità, ma ha dovuto lottare contro una squadra attrezzata e in piena corsa per la zona playoff. Era importante interrompere la serie negativa e il 2-2 finale con il Fulgatore è un segnale di ripresa. Le reti camaratesi portano la firma di Cancemi, autore di una doppietta, mentre quella palermitana e del Fulgatore portano appunto la firma di Spanò e Di Maggio. Infine, in prima categoria, girone B, come era prevedibile, al Collura di Porto Empedocle c'è stata gran battaglia tra Empedoclina e Gemini, in una gara ricca di emozioni e tanti gol. 2-2 il risultato finale, ma potevano vincere o perdere entrambe. Un derby che ha evocato vecchie battaglie del passato, ma alla fine il pari accontenta entrambe le contendenti. Le reti granata portano la firma di Lopreste e Dumbia, mentre per quelle biancorosse ospiti hanno segnato Famè e Messina. Il pari di Porto Empedocle frena il cammino del Gemini, che adesso viene scavalcato in seconda posizione dal Bagheria. A Mostomeli l'Atletico Favara si deve accontentare del nulla di fatto e della spartizione dei punti con il locale Don Bosco. A Sciara il Ravanusa perde di misura e la sconfitta peggiora la classifica generale. Basket, la Fortitudo Agrigento eliminata dalla Coppa Italia riservata alle squadre di B1. Dopo aver eliminato ai quarti Rieti, il roster di Catalani si è arreso a Roseto, squadra di casa 84-68. Prossimo appuntamento con il campionato domenica 20 marzo in casa alle ore 18 contro Reggio Calabria. Vediamo. Coach, sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata, complessa, comunque i primi due quarti si è vista una grandissima Fortitudo, poi dopo c'è stato un netto calo, la palla non è entrata più e quanto è stato complicato cercare di raggiungere Roseto e quanto rammarico c'è in questa sconfitta? Ma cioè, il rammarico è il rammarico di tutte le sconfitte. Innanzitutto faccio i complimenti a Roseto perché ha giocato una grande partita, veramente, soprattutto nel momento in cui c'era da chiuderla, l'hanno chiusa con autorità, l'hanno chiusa trovando le loro soluzioni. Noi siamo stati meno attenti nella seconda metà di partita, loro ci hanno punito quelli che sono stati i nostri errori, hanno alzato l'intensità nella seconda metà di gara mettendoci un po' di mani addosso, non è una cosa che abbiamo subito. Credo che nella prima metà di partita i miei ragazzi siano stati bravissimi a fare quello che avevamo chiesto di fare, sia in difesa che in attacco, perché siamo riusciti a far girare la palla. Abbiamo prodotto tanto in attacco perché abbiamo chiuso 45 punti a metà partita, siamo stati solidi dal punto di vista difensivo. Nella seconda metà ovviamente ci aspettavamo che Roseto sarebbe rientrata, ci aspettavamo che avrebbero attaccato con più decisione i vantaggi che non avevano trovato buone conclusioni nella prima metà di partita. Devo comunque dire bravi ai miei ragazzi perché hanno lottato fino alla fine, hanno provato a spendere tutte quelle che erano le energie che avevamo a disposizione. Roseto, come ci aspettavamo, si è dimostrata una grande squadra e niente, ci portiamo via un po' di rammarico perché sicuramente era una partita che avevamo costruito nella prima metà, ci siamo un po' sciolti nella seconda, anche forse per un po' di mancanze di energie, dove dobbiamo essere più cinici e essere in grado di gestire anche il nostro gioco nel momento in cui non riusciamo ad esprimerci al meglio dal punto di vista delle energie. Però ci portiamo tutto ciò che di buono ha detto questa partita dietro per ricominciare a lavorare in palestra. Sicuramente il fattore campo ha inciso, ma cosa è mancato alla Fortitudo per raggiungere Roseto? No, il fattore campo era ovvio che fosse a favore di Roseto, non ci è mancata la continuità nei 40 minuti, ovviamente avremmo dovuto trovare soluzioni con un pochino più di continuità ed essere più duri nell'andare a cercarle. Noi, come sempre detto, siamo una squadra che deve riuscire a costruire insieme i migliori tiri, lo abbiamo fatto per buona parte, nel momento in cui le energie sono mancate abbiamo smesso di girare un po' il pallone. Dobbiamo riuscire in quei momenti ad essere più solidi dal punto di vista difensivo. Se non riusciamo a fermare il ritmo della partita e a gestire il ritmo della partita, Roseto
all'intervallo aveva fatto 4 punti in contropiede, hanno chiuso con 17 nella seconda metà di gara, hanno corso più di noi, hanno avuto più sprint di noi, hanno avuto più energie di noi, dovevamo essere più bravi lì a stopparli, a fermarli e tirare con un pochino più di equilibrio in attacco. Ci è andata bene male, abbiamo subito le loro ripartenze, ripeto, andiamo via con rammarico perché ovviamente ci piace vincere, ci portiamo dietro quanto di buono c'è stato in queste due partite, perché comunque eravamo venuti per misurarci, per vincere, però non è tutto da buttare quello che è successo in questa partita. In vista degli impegni futuri, anche in vista dei playoff, cosa ti porti di buono da questa Coppa Italia e quali sono gli aspetti su cui lavorare ancora di più? No, ci portiamo tutto di buono, il fatto che siamo stati competitivi e questo è ovviamente un dato positivo. Abbiamo dimostrato di esserci, abbiamo dimostrato di avere frecce nel nostro arco per poter competere con questo tipo di squadre. Ovviamente dobbiamo essere meno ingenui, dobbiamo essere più duri, questo lo sapevamo, dobbiamo ancora crescere sotto questo profilo, però ci portiamo dietro tante cose buone, perché credo che in queste due partite si siano viste più cose buone di cose negative, quindi devo essere onesto, ribadisco, faccio i miei più sinceri complimenti a Roseto, come detto spero di non rivederli più e di non ribeccarli più. Noi dobbiamo ritornare in palestra, cercare di continuare a crescere, sappiamo che abbiamo ancora tanti margini, dobbiamo avere meno paura, essere più decisi, essere più svegli in tante situazioni, perché poi nel finale Roseto è stata molto più cinica, ha utilizzato un pochino più di esperienza, noi invece siamo andati un po' a spasso, quindi questo sicuramente è un fattore che dobbiamo riuscire a ridurre, però lo facciamo con l'esperienza e questa è stata sicuramente una partita, sono state due partite che hanno arricchito l'esperienza dei nostri giovani. Dovremmo essere più bravi le prossime volte a non cadere negli errori banali che abbiamo fatto nel finale, perché poi di fatto il divario finale dei 16 punti è avvenuto nel momento in cui le energie mancavano, è mancata lucidità e siamo stati polli in qualche situazione a lasciare troppo aperti gli ultimi tiri da 3 punti e non avere rotazioni difensive. Però ribadisco, non ci deve stare, è successo, lavoreremo per essere più continui all'interno dei 40 minuti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.